Ieri sera, settima edizione della Notte della Vita, organizzata da ACI Salerno in collaborazione con la discoteca Dolce Vita, per sensibilizzare i giovani sui problemi dell'uso e dell'abuso di alcol alla guida e per promuovere la figura del guidatore designato con lo slogan «Chi guida non beve e chi beve non guida». Sono stati effettuati controlli preventivi e successivi da parte delle pattuglie di carabinieri e polizia stradale, dotate di etilometro. La persona individuata all'interno del gruppo che è risultata sobria anche all'uscita è stata premiata con simpatici omaggi. Prosegue così l'impegno da parte dell'Automobile Club Salerno per prevenire gli incidenti stradali del sabato sera. Noi abbiamo incontrato durante l'anno scolastico i ragazzi nelle aule della scuola e dell'università. Siamo stati con loro la settimana scorsa nei luoghi della Movida Salernitana e adesso veniamo proprio qui nei luoghi del divertimento, delle discoteche. Qui lanciamo sicuramente il messaggio di seguire quella che è la prassi del guidatore designato. È una prassi che ci viene dall'Europa settentrionale, però che ha dato già molti e molti buoni frutti. Noi speriamo sempre più di diffonderla anche qui da noi e soprattutto questo significa dare il nostro contributo, seppur minimo, a quella che è la lotta ormai, la guerra di tutti per i risultati dell'incidentalità stradale.